Una stagione che deve giungere solo all'epilogo, un'annata maledetta, un anno da dimenticare per la Bisaccese, storicamente tra le società più antiche del panorama calcistico irpino. 8 punti in 23 gare giocate, ultimo posto in classifica, una vittoria a tavolino contro l'Artemisium, 5 pareggi e 17 sconfitte, 20 gol realizzati in media dello 0,87 e 59 subiti in media del 2,57, peggiore attacco e seconda peggiore difesa, il San Martino con 62 ha fatto peggio. Il KO più pesante contro Leganese, 5-0 il finale, l'unica luce nella squadra di Specchia è l'attaccante Iattarelli, autore di 6 gol. Dopo 4 stagioni quindi la Bisaccese si prepara a ritornare in prima categoria. Una retrocessione ormai manca solo la matematica, che arriva dopo un decimo posto nella stagione 2013-2014 e altre 2 salvezze. Nelle ultime 5 sfide Scandone, San Martino, Baiano, HD e Grotta, un calendario che almeno sulla carta fa pensare che la prima vittoria sul campo può arrivare. 3 punti che renderebbero leggermente meno amara la stagione.